Ottimi segnali di ripresa da uno dei settori sentinella della salute economica, la produzione dei macchinari per l'industria, concentrata soprattutto in Lombardia. Claudia Mondelli. Un vero e proprio boom nel settore delle macchine e utensili. Gli ordini dei primi sei mesi del 2021 volano dell'88% in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Noi siamo molto positivi sui dati e soprattutto sugli ordini che le nostre aziende hanno raccolto. Una ripresa dell'attività che riguarda sia le esportazioni che i consumi interni, in forte declino negli ultimi due anni. Il settore delle macchine utensili sta portando avanti la ripresa del settore manifatturiero italiano, è uno dei settori che corre di più. Ottimismo anche per la transizione digitale e l'innovazione delle aziende, in macchine sempre più all'avanguardia. Sicuramente nel 2021 non recupereremo tutto il terreno perso nel 2020, ma ci proiettiamo verso un 2022 dove dovremo recuperare e ritornare sui livelli pre-Covid. È Como, la provincia dove si concentra la maggiore produzione regionale, oltre il 38%, ma è il capoluogo lombardo a contare il maggior numero di aziende, quasi il 30%. A offuscare la ventata di ottimismo tra gli industriali del settore sono però il rincaro delle materie prime, su tutte acciaio e ghisa, e la scarsa disponibilità dei componenti elettronici.